vi presentiamo Daniela e Michele Müller, una simpatica coppia che si gode la pensione a Bellinzona, nella casa di proprietà di Via Greina 50. Anche quest'anno, nel corso del mese di febbraio, hanno ricevuto la busta con il materiale relativo alla dichiarazione d'imposta. Per la prima volta, però, hanno deciso di compilare la dichiarazione online grazie al programma iTax, inoltrando i documenti in formato digitale. Vediamo assieme a loro i passaggi da compiere. Come prima cosa, è fondamentale raggruppare tutti i documenti necessari in formato PDF. I Müller hanno bisogno di 8 documenti. Le loro 2 attestazioni delle rendite AVS, ovvero i documenti che riportano il versamento dalla cassa di compensazione AVS delle prestazioni di vecchiaia, in altre parole della pensione, nel corso dell'intero anno. L'attestazione delle rendite della previdenza professionale, ovvero del secondo pilastro di Daniela. A differenza della moglie, Michele non beneficia di questo tipo di rendita e perciò non possiede l'attestato del secondo pilastro. L'attestato fiscale bancario, contenente i dati relativi al loro conto corrente bancario cointestato, dove ricevono la pensione. Questo documento fotografa la situazione alla fine dell'anno fiscale, nella maggior parte dei casi il 31 dicembre, nonché gli interessi maturati. I 2 attestati fiscali della Cassa Malati, nei quali sono elencati i premi versati nell'anno precedente e le spese sostenute per malattia e infortunio. Il documento che attesta il debito ipotecario a fine anno fiscale e gli interessi ipotecari pagati. Il documento contenente i giustificativi, ovvero le fatture che riportano le spese amministrative, di gestione e di manutenzione dell'immobile, sostenute durante l'anno appena trascorso. Ora dobbiamo solamente scaricare il software iTax sul nostro computer. Colleghiamoci a www.ti.ch/iTax e selezioniamo la prima opzione, in arancio, dedicata alle persone fisiche, ossia alle cittadine e ai cittadini. Clicchiamo qui per visualizzare i diversi sistemi operativi compatibili con il programma e scarichiamo la versione che fa per noi. Ora clicchiamo sul file scaricato e attendiamo. La finestra di dialogo ci guiderà attraverso le fasi dell'installazione. Per procedere, clicchiamo Avanti. Leggiamo l'accordo di licenza e, se siamo d'accordo, selezioniamo Accetta. Premiamo il pulsante Avanti, quindi clicchiamo su Sfoglia, per selezionare la cartella in cui vogliamo salvare il programma. Premiamo il pulsante Avanti. In seguito, se necessitiamo di particolare assistenza, spuntiamo questa casella e premiamo Avanti. Ora il programma viene installato sul nostro computer. Premiamo il pulsante Termina e accediamo automaticamente alla schermata di benvenuto di iTax. Premiamo Chiudi sulla finestra relativa agli aggiornamenti del programma e in seguito OK. Qui troviamo i bottoni che ci permettono di modificare e gestire le dichiarazioni esistenti, accedere alla guida del programma e alle istruzioni per la compilazione, nonché verificare la disponibilità di aggiornamenti del software. Clicchiamo su Crea dichiarazione con l'anno di riferimento. Ricordiamoci che tutto ciò che dichiareremo riguarda il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno appena trascorso. Come prima cosa, il programma ci chiede se vogliamo importare dati di una dichiarazione precedente. In questo caso, essendo la prima dichiarazione elettronica di Michele e Daniela, clicchiamo solo OK. A questo punto, iTax richiederà l'inserimento del numero di registro e della password, informazioni che troviamo sulla prima pagina della dichiarazione d'imposta, modulo 1, ricevuta a casa. Clicchiamo su OK. E iniziamo la compilazione assistita. Compiliamo il formulario con i nostri dati personali. Ricordiamoci che fa stato la situazione familiare e lavorativa al 31 dicembre 2022. Inseriamo i dati della coppia che, alla fine di quell'anno, viveva ed era domiciliata a Bellinzona, in via Greina 50. Dopo aver indicato un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica, iniziamo con la compilazione dei dati di Michele. Prima di procedere, però, alla voce Stato civile, selezioniamo l'opzione Coniugato-Coniugata.
Facendo ciò, il sistema sbloccherà i campi relativi alla coniuge, che compileremo in un secondo momento. Inseriamo dunque le generalità di Michele e poi, alla voce genere di attività, crociamo l'opzione pensionato. In seguito aggiungiamo il luogo di domicilio, ovvero Bellinzona. Passiamo ora alla compilazione dei dati generali della moglie. Anche lei, come il marito, è in pensione. Selezioniamo perciò questo box. Indichiamo infine il suo domicilio, Bellinzona. Clicchiamo su Continua. Coloro che abitano in una casa o un appartamento in affitto immettono qui i dati relativi alla pigione. Michele e Daniela abitano in una casa di loro proprietà. Non devono perciò compilare questa schermata. Proseguiamo. Ora ci vengono poste alcune domande. Se agiamo come rappresentanti del o della contribuente domiciliati in Svizzera o all'estero, se abbiamo il domicilio all'estero, se deduciamo spese di cura prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni e infine se abbiamo a carico figli o persone bisognose. Ogni risposta crea eventuali nuovi moduli nella dichiarazione d'imposta. Nel caso della nostra coppia non si applica nessuna di queste situazioni. Clicchiamo Continua. Iniziamo adesso la prima parte, dedicata ai nostri averi. Le persone che possiedono titoli come azioni, obbligazioni, fondi di investimento, conti d'appoggio, deposito titoli e così via, hanno la possibilità di importare qui l'estratto fiscale elettronico del loro istituto finanziario, dove sono contenute tutte queste informazioni. Se invece, come i Müller, non possediamo questi titoli, procediamo alla pagina successiva dove immetteremo manualmente i dati dei nostri capitali depositati in banca, come ad esempio quelli del conto corrente. Sotto la voce denominazione scegliamo il titolo che vogliamo registrare. Considerato che Daniela e Michele possiedono solo un conto corrente bancario cointestato, clicchiamo Conti correnti, inseriamo il numero del conto e il nome della loro banca. Al 31 dicembre 2022 su questo conto c'erano 38.235 franchi e 10 centesimi, importo che andiamo a digitare nella voce valore imponibile. Oltre a questo, i due coniugi devono inserire il reddito lordo del capitale, ovvero gli interessi del loro conto corrente, in una delle due caselle sottostanti. In queste caselle si dividono i redditi soggetti all'imposta preventiva, vale a dire un'imposta cautelativa prevista dalla Confederazione, e quelli che non lo sono. Per verificare se il reddito lordo del loro capitale è soggetto a imposta preventiva oppure no, apriamo l'attestato bancario. Possiamo vedere che il reddito lordo del loro conto corrente, ovvero gli interessi di 3 franchi e 82 centesimi, sono esenti da imposta preventiva. Inseriamo dunque l'interesse di 3 franchi e 82 centesimi nel riquadro reddito lordo non soggetto a imposta preventiva. Prima di continuare, alleghiamo l'attestato fiscale. Per farlo clicchiamo qui. Dopodiché apriamo la cartella con i nostri documenti e trasciniamo l'estratto fiscale bancario all'interno del rettangolo tratteggiato. Se abbiamo completato l'operazione in modo corretto, avremo una panoramica del documento aggiunto qui in cima. Per visualizzarlo è sufficiente cliccare su Anteprima e nel caso avessimo importato il documento sbagliato, possiamo cancellarlo con un semplice clic su Elimina. Noi invece premiamo OK. Nel caso avessimo bisogno di dichiarare un secondo conto bancario, è sufficiente cliccare sul simbolo più in verde e ripetere la procedura. Continuiamo. Questa schermata è per le persone che hanno redditi soggetti a trattenuta supplementare USA, ma non è il caso della nostra coppia. Clicchiamo Continua. Questa sezione è invece per le persone che hanno titoli con trattenute di imposta estere. I signori Müller non fanno parte di questa categoria e quindi clicchiamo Continua. In questa schermata rispondiamo solo se abbiamo beneficiato nell'anno precedente di un'eredità o un legato, cioè l'eredità di un determinato bene o diritto. Qui possiamo anche dichiarare se abbiamo fatto parte di una comunione ereditaria, un gruppo di persone alle quali è destinata un'eredità, o un'indivisione, un gruppo di persone che mantiene in comune un'eredità o una comproprietà. Michele e Daniela non hanno beneficiato di nessuna di queste cose. Premiamo Continua. Una delle informazioni che le autorità fiscali necessitano di sapere riguarda le donazioni che abbiamo ricevuto o che abbiamo effettuato.
Attenzione però! Gli importi versati a partiti politici e associazioni o fondazioni che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità non vanno dichiarati ora, ma più tardi. La famiglia Müller non ha né beneficiato né effettuato donazioni. Possiamo saltare questo passaggio cliccando su Continua. Qualora fossimo parte di una società in nome collettivo, clicchiamo Sì e inseriamo la ragione sociale, ovvero il nome della società. Daniela e Michele non partecipano a nessuna società di questo tipo. Possiamo quindi sorvolare questa sezione e cliccare qui. Ci troviamo ora alla fine della prima parte, dedicata ai beni patrimoniali, cioè quello che i Müller possiedono. Ecco un riassunto. Qui possiamo detrarre le spese di amministrazione dei titoli, per esempio quelle richieste dalla banca. Nel loro caso, dall'attestato bancario non risultano spese e quindi clicchiamo Continua per passare alla fase successiva. Passiamo adesso alla parte relativa ai redditi, ovvero alle pensioni che i due coniugi percepiscono e alle deduzioni. Vistiamo perciò la quarta casella, relativa alle rendite. Oltre a ciò, entrambi possono dedurre gli oneri assicurativi e gli interessi sui capitali a risparmio. Spuntiamo dunque anche questa casella e premiamo Continua. La prima domanda riguarda coloro che hanno iniziato a percepire la pensione prima del 1 gennaio 2002, ma non è il caso della nostra coppia. Riportiamo ora l'ammontare delle varie pensioni percepite dai Müller. Al punto 3.1 dichiariamo l'importo ricevuto da Daniela dalla previdenza professionale, secondo pilastro, nell'arco dell'intero anno. Come possiamo vedere dall'attestazione del secondo pilastro, accanto alla voce salario netto rendita, Daniela nel 2022 ha percepito un totale di 28.592 franchi. Riportiamo questo valore qui. Nei due riquadri sottostanti immettiamo invece l'importo di 20.676 franchi a testa, versato dall'AVS ai due coniugi. Non dimentichiamoci di allegare gli attestati delle rendite. Questa volta, invece di trascinare gli allegati, possiamo aggiungerli con un clic qui. Scegliamo Desktop, in seguito con un doppio clic apriamo la cartella con i nostri documenti e li selezioniamo. Premiamo dunque Apri. Se necessario, ripetiamo l'operazione per gli altri attestati e in seguito premiamo OK. Una volta importati i documenti, premiamo il tasto Continua per procedere con la compilazione della dichiarazione. In questa schermata registriamo le spese sostenute per l'assicurazione malattia privata, ovvero i premi della cassa malati. Dato che dobbiamo riportare la totalità dei premi versati dall'economia domestica, sommiamo i premi versati dai due coniugi. Nel corso del 2022, Daniela ha versato 6.989 franchi e 40 centesimi, mentre Michele 7.651 franchi e 80 centesimi, per un totale di 14.641 franchi e 20 centesimi, valore che riportiamo nella prima casella. Prima di procedere, alleghiamo i due attestati fiscali della Cassa Malati. Ricordiamoci che, oltre a questo genere di premi assicurativi, possiamo dedurre anche gli interessi dei capitali a risparmio, ovvero gli interessi degli averi bancari come libretti di risparmio deposito, conti correnti, interessi di obbligazioni svizzere ed estere, interessi di crediti ipotecari e di crediti da mutui. Siccome il conto corrente della nostra coppia ha maturato nell'anno precedente un interesse di 3 franchi e 82 centesimi, possiamo inserire questa cifra al punto D. Il sistema la arrotonderà automaticamente per eccesso a 4 franchi. Vediamo qui il totale dei premi pagati e degli interessi. Dal momento che non hanno versato i contributi al secondo o al terzo pilastro, rispondiamo con un no a questa domanda. In seguito, il programma calcolerà in modo automatico la deduzione massima ammessa, che nel loro caso corrisponde a 14.645 franchi. Proseguiamo alla pagina successiva. Qui la compilazione assistita ci domanda se possediamo terreni o immobili, come case, appartamenti, garage. Se percepiamo redditi dalla sostanza immobiliare, come l'affitto di un vigneto,
Se percepiamo redditi dalla sostanza mobiliare, come i redditi dal noleggio di dipinti, sculture, automobili, eccetera, e se deduciamo debiti o interessi passivi. Daniela e Michele sono proprietari di un immobile, ovvero una casa, e hanno un'ipoteca. Spuntiamo la prima e l'ultima casella e clicchiamo Continua. Per compilare i dati dell'immobile premiamo qui. Come prima cosa ci viene richiesto di inserire la località dell'abitazione. Premiamo Ricerca località e nella finestrella che ci appare digitiamo il comune. La casa dei Müller si trova a Bellinzona. Digitiamo dunque Bellinzona in questo riquadro e clicchiamo Ricerca. Il programma troverà il comune e il rispettivo cantone d'appartenenza. Premiamo Riprendi per salvare l'informazione. Dopodiché inseriamo l'indirizzo, via Greina 50, il numero di registro fondiario e l'anno di costruzione, 1992. Alla voce tipo di immobile selezioniamo l'opzione unifamiliare, mentre come destinazione scegliamo uso proprio. Alla domanda immobili detenuti in comproprietà o comunione ereditaria manteniamo la risposta no. Infine, ai punti A, B e C, digitiamo i valori della stima ufficiale comunicati dall'ufficio cantonale di stima al momento dell'acquisto della casa. Nel caso della nostra coppia, il valore dell'edificio principale corrisponde a 175.808 franchi e 55 centesimi, mentre quello del terreno a 35.343 franchi, per un totale di 211.151 franchi e 55 centesimi. Lasciamo invece vuota la voce edifici accessori, poiché non ne possiedono. Possiamo vedere qui il valore totale della proprietà. Coloro che nell'anno precedente hanno acquistato o venduto un immobile possono riportare qui le date e i prezzi di vendita o di acquisto. Non è il caso di Michele e Daniela, che hanno acquistato la casa nel 1995. Premiamo Continua. In questa schermata specifichiamo che l'immobile è la nostra abitazione primaria ed inseriamo il valore locativo dello stesso, che corrisponde al 60-70% di una pigione di mercato. In assenza di termini di paragone, il valore locativo può essere calcolato sulla base del valore di reddito comunicato dall'ufficio cantonale di stima, ovvero come il 90% del suddetto valore di reddito. Nel loro caso, il valore di reddito equivale a 10.063 franchi e 87 centesimi. Il 90% di questa cifra è 9.057 franchi e 48 centesimi, che inseriamo in questa casella. Siccome la casa è unifamiliare, Daniela e Michele non affittano locali a terzi. Possiamo perciò continuare. In questa finestra la coppia può dedurre le spese di manutenzione, gestione e amministrazione dell'immobile. Prima di farlo, però, devono decidere se dedurre un forfè o le spese effettive. Per gli immobili con meno di 10 anni di vita, il forfè equivale al 10% del valore locativo, mentre per quelli più vecchi al 20%. In alternativa, possono detrarre le spese effettive sostenute nell'anno precedente. Loro preferiscono dedurre le spese effettive di manutenzione, che comprendono il premio assicurativo per l'assicurazione stabile di 772 franchi e 30 centesimi, i lavori di carpenteria in solaio del valore di 2.150 franchi e la sostituzione dei telai e delle porte interne della casa, pagata 9.496 franchi e 50 centesimi. I valori inseriti vengono man mano sommati dal programma, che ci mostra qui il totale delle spese di manutenzione. Alleghiamo ora, cliccando qui, i giustificativi del premio assicurativo e dei lavori di manutenzione eseguiti. Fatto ciò, premiamo Termina. In questa barra vediamo una ricapitolazione del nostro immobile e dopo aver controllato che sia tutto corretto, premiamo Continua.
Ora immettiamo i debiti che la coppia si è presa a carico per poter acquistare la casa. Nel primo campo inseriamo le generalità e l'indirizzo del creditore, ossia dell'istituto bancario o finanziario che ci ha prestato la somma di denaro. Nel campo genere selezioniamo l'opzione ipotecario. Alle voci quota parte partecipazioni percentuale debito e quota parte partecipazioni percentuale interessi inseriamo la cifra 100, poiché entrambi i coniugi sono comproprietari e codebitori. Inseriamo l'ammontare totale del debito, che nel caso di Michele e Daniela risulta essere 381.500 franchi, mentre nell'ultima casella digitiamo gli interessi passivi, ovvero gli interessi versati da loro nello scorso anno fiscale, che corrispondono a 10.640 franchi e 50 centesimi. Ricordiamoci di allegare l'attestato fiscale ipotecario e degli interessi passivi pagati. Continuiamo. Dopo questa parentesi sugli immobili, riprendiamo con le nostre deduzioni. In questa schermata possiamo scalare dall'imponibile le spese per malattia e infortunio, disabilità e versamenti a enti di pubblica utilità e partiti politici. Per quanto concerne le spese sanitarie, Daniela e Michele possono dedurre i franchi che hanno versato nel corso dell'anno, ma solo se il totale supera il 5% del loro reddito netto intermedio 2. Alcune classiche spese sanitarie sono la franchigia della cassa malati, la partecipazione ai costi e le spese dentarie, se non rimborsate dalla cassa malati. Non ne fanno parte invece i costi che non sarebbero rimborsati dall'assicurazione di base, come i trattamenti estetici, l'abbonamento per la palestra, eccetera. Verifichiamo assieme a loro se hanno diritto a una deduzione. In questa schermata vistiamo le caselle contribuente e coniuge partner registrato, poiché i coniugi deducono assieme le spese per malattia e infortunio. Dopo aver inserito le date dei pagamenti, i dati del beneficiario e gli importi pagati, il software calcolerà automaticamente se le nostre spese superano il 5% del reddito netto intermedio 2. Nel loro caso possiamo vedere come le spese affrontate riguardano le visite dal medico di famiglia, il dermatologo, l'oculista e il dentista, oltre a una serie di incontri con il fisioterapista prescritti dal loro medico. Le spese sanitarie sostenute da Daniela equivalgono a 4.362 franchi e 10 centesimi, mentre quelle di Michele a 1.397 franchi e 55 centesimi. Dunque il totale è di 5.759 franchi e 65 centesimi. iTax calcolerà in automatico se la cifra immessa supera il 5% del reddito netto intermedio 2. Nel caso di Daniela e Michele, possiamo vedere come le spese sostenute superino questa soglia. Avranno perciò diritto a una detrazione per le spese di malattia dell'importo riferito alla parte eccedente alla franchigia fiscale. Non dimentichiamoci di importare i giustificativi dei pagamenti effettuati cliccando qui e trascinandoli nel rettangolo tratteggiato. In questo caso, i documenti sono gli stessi che abbiamo allegato per la deduzione degli oneri per l'assicurazione malattia. Non è perciò necessario importarli una seconda volta. Possiamo proseguire. Siamo giunti quasi al capolinea. Tuttavia, per il calcolo delle imposte, l'ufficio di tassazione ha bisogno di sapere se possediamo sostanza mobiliare, come per esempio i veicoli a motore, sostanza aziendale, se abbiamo redditi o sostanza all'estero, e se abbiamo ricevuto una prestazione in capitale dalla Previdenza. Daniela e Michele possiedono un'automobile. Premiamo perciò sulla prima casella e in seguito su Continua. Nel menu superiore selezioniamo l'opzione Veicoli a motore. Qui inseriremo la marca del veicolo e, in caso di leasing, la rata mensile, il prezzo e l'anno d'acquisto. Nel caso di veicolo non in leasing, riportiamo anche il valore venale, ovvero stimato. In questo senso, un aiuto per il calcolo della stima si può trovare sui siti internet di compravendita di veicoli usati o da un professionista del settore, come un concessionario. Possiamo ora avviarci verso la fase finale della compilazione delle imposte. Nella sezione Allegati facciamo un resoconto dei documenti che abbiamo importato nel programma iTax.
spuntiamo le caselle che corrispondono agli allegati inseriti e immettiamo il numero di allegati per tipo di documento. Lo stesso vale per gli allegati dei titoli. Come detto, i signori Müller avevano bisogno di 8 documenti. Un attestato fiscale bancario, che inseriamo sotto la categoria elenco titoli, e 7 attestazioni. 3 attestazioni delle rendite, 2 della VS e una del secondo pilastro di Daniela, 2 attestati fiscali della cassa malati, un documento che attesta il debito ipotecario e un documento in cui sono raggruppati i giustificativi delle spese di manutenzione, gestione e amministrazione dell'immobile. Inseriamo data e luogo della compilazione della dichiarazione e clicchiamo Continua. Qualora avessimo particolari osservazioni o informazioni da comunicare all'ufficio di tassazione, possiamo farlo sia scrivendo nel riquadro giallo, sia allegando un documento esterno. Visto che loro non hanno alcuna osservazione, clicchiamo Continua. Prima di proseguire con l'invio, è bene ricontrollare di aver inserito tutte le informazioni e gli allegati nel modo corretto. Una ricapitolazione è disponibile sia nel riquadro di dialogo che si trova nella parte sinistra della finestra, sia attraverso la barra di controllo che ci apparirà cliccando Termina. Non preoccupatevi, i dati inseriti finora non verranno persi. Se riteniamo di non aver inserito tutti i dati necessari, possiamo aprire nuovamente i singoli moduli dal menu Dialoghi o cliccando sul numero di modulo desiderato. In questa fase è possibile anche sapere in anticipo a quanto ammonteranno le imposte che i due devono al cantone, al comune e alla confederazione, qualora la loro dichiarazione fosse confermata dagli accertamenti da parte dell'autorità fiscale. Per farlo, clicchiamo sul modulo C. Apparirà una pagina sulla quale vedremo una panoramica di ciò che saremo tenuti a versare. Quando siamo sicuri di aver inserito tutte le informazioni e gli allegati, premiamo questo pulsante per salvare la dichiarazione. Scegliamo la cartella in cui vogliamo memorizzarla e premiamo Salva. Questo ci servirà anche per le dichiarazioni future, poiché ci aiuterà a riacquisire alcuni dati, come per esempio le nostre generalità. Clicchiamo infine qui per procedere all'invio della dichiarazione. Nella prima schermata ritroviamo il numero di registro e la password, i nostri dati di identificazione, che vengono riportati automaticamente e verificati dal sistema. Clicchiamo su Continua e su OK. Nella seconda schermata abbiamo il riepilogo dei dati appena inseriti. C'è anche la possibilità di inserire eventuali allegati. Verifichiamo tutto un'ultima volta e clicchiamo Continua. Passiamo alla scelta del tipo di invio. La prima voce ci permette di trasmettere tutti i documenti in formato digitale, senza più la possibilità di inviare ulteriori documenti o modificare la dichiarazione. Rispetto al passato, infatti, non è più necessario inviare per posta il formulario firmato. La seconda voce, invece, è per chi pensa di dover aggiungere dei documenti cartacei che andranno spediti alle autorità fiscali con il relativo foglio accompagnatorio. Dato che abbiamo presentato tutti i documenti necessari in formato PDF e controllato la correttezza di ogni dato, selezioniamo la prima voce e clicchiamo Invia dichiarazione. La trasmissione dei dati è riuscita. Non ci rimane che cliccare su Continua e accedere alla conferma di invio, che attesta l'invio della nostra dichiarazione fiscale. Possiamo ora attendere le verifiche delle autorità fiscali e le decisioni in merito alle tasse da pagare.